amici di Social Sport Mediaset, anche oggi vi proponiamo tutti i video, i post e i meme che sono diventati virali. Ad esempio, capita che un botta e risposta tra un tifoso molto particolare e un calciatore possano fare il giro del web. Guardate questo post del Milan per il 26esimo compleanno di Suso. Tanti gli auguri arrivati per lo spagnolo e tra questi non è mancato quello di Matteo Salvini, notoriamente grande tifoso rossonero. Il leader della Lega non le ha mandate a dire e ha commentato: auguri, nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di giocare. Un messaggio che non poteva passare inosservato per l'attaccante del Milan, che ha duramente replicato: grazie Salvini, nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo. Un botta e risposta senza giri di parole. Ecco, diciamo che l'hanno toccata piano. Si sa, può succedere che due ex compagni, dopo essersi amati tanto, possano avere un rapporto poco civile, ma alle volte può essere anche davvero confidenziale. Guardate questo video della bella e sexy Raffaella Fico, un modo per comunicare il suo ritorno in palestra, e non è difficile immaginare il perché questo contenuto abbia registrato un boom di like e condivisioni. Beh, evidente, no? Diciamo che non è sfuggito neanche all'occhio attento del suo ex compagno e padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli, che si è lasciato andare ad un commento abbastanza eloquente. Mamma mia che... beh, leggete voi che forse è meglio. I calciatori sono soliti deliziarci in campo con le loro giocate, ma spesso anche gli spogliatoi possono essere il giusto palcoscenico per esibirsi. Guardate lo show di Patrick Cutrone, 2 ore e mezza di attesa per il rinvio causa maltempo della sfida contro l'Armenia, poi vinta dalla nostra nazionale Under 21, erano davvero troppe. E allora ecco che l'ex rossonero al centro dello spogliatoio si è messo alla prova con una serie di palleggi con la testa. Ecco quello con Ken, dai che manca l'ultimo, e sì, canestro, senza far cadere il pallone. Bravo Patrick, e l'esultanza vale quella di un gol decisivo. I meme di oggi sono dedicati ad un allenatore molto speciale che ha fatto ritorno in Premier, guardate. Ovviamente parliamo di José Mourinho. Da quando è arrivata l'ufficialità della sua nuova avventura al Tottenham, il web si è scatenato. E questa foto, che ci mostra chiamarsi Bomber, non poteva che essere più profetica. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, scatenando l'entusiasmo nello spogliatoio del Real, che ha reagito così. Beh, sembrava che lo Special One potesse tornare ad allenare i Blancos, visto che il ricordo lasciato non era dei migliori, Sergio Ramos e i compagni non possono che festeggiare. Quello che invece non fanno i tifosi del Tottenham, che non hanno digerito il cambio in panchina e mostrano una leggera frustrazione. Ma come, non siete contenti? Eppure Mu è un uomo di parola. Non accetterò mai di allenare il Tottenham perché amo troppo i tifosi del Chelsea. Ah beh, se lo dice lui. Il nostro suggerimento social di oggi va all'account Instagram di Jean-Éric Vergne, il campione in carica di Formula E che si è dato appuntamento con una grande leggenda. Scopriamola insieme. Ecco il pilota francese in compagnia di un fenomeno del calcio, Ronaldinho. I due si sono incontrati a cena a Dubai e non c'era modo migliore per Vergne per caricarsi in vista della prima tappa a Riyadh della nuova stagione del campionato, che più elettrico non si può. Si scende in pista domani con tutte le emozioni da vivere sui nostri canali e sotto gli occhi attenti della leggenda brasiliana, che non mancherà l'appuntamento. La tensione e le aspettative aumentano. Social Sport Mediaset torna domani, io vi aspetto, ma mi raccomando, continuate a taggarci sui nostri account social, video, post e meme diventati virali. A domani, ciao!